No, nessuno, nessun rimpianto. Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera a Monza perché io sono di qua e ho fatto il settore giovanile di qua, però non, ero d'accordo con l'altro presidente, quello vecchio, quello che c'era prima. Poi ovviamente è arrivato Berlusconi, Galliani e hanno fatto uno squadrone, sono in Serie A, quindi va benissimo così faccio il tifo per loro perché per noi di Monza avere il Monza per il primo anno in Serie A è qualcosa di bello, quindi non ho veramente nessun rimpianto, ho fatto tutto quello che potevo fare e sono felicissimo. Ma io ti dico il Genoa, perché il Genoa entri allo stadio a Marassi e ti senti proprio giocatore vero, perché c'è quella gradinata lì che è una roba che non ho mai visto da nessuna parte. Io sono tifosissimo del Milan, quindi giocare nel Milan ho realizzato il sogno, però se ti devo dire dove mi sono trovato bene bene è stato il Genoa quegli anni con Gasperini. Sì, no, beh, il mio sogno, io ero a Genova e col presidente Preziosi avevamo parlato, gli avevo detto di rifiutare qualsiasi offerta arrivava per me, solo il Milan poteva farmi cambiare idea ad andare via da Genova. È arrivata questa opportunità, il Milan ha soddisfatto il Genova con i soldi e io l'ho colta al volo. E per me tornare al Milan è stato il coronamento di un sogno, ho avuto la fortuna all'esordio di far gol con la Juve. Ho avuto la fortuna di vincere la Supercoppa italiana a Doha contro la Juve e quindi lì è stato forse uno dei momenti più belli della mia carriera, senza ombra di dubbio. Io l'ho avuto 2 anni, per me è un fenomeno perché con squadre con un budget molto inferiore rispetto alle altre, essere giocata per 4-5 anni con Inter, Milan, Juve, arrivata a seconda, arrivata a terza, arrivata ai quarti di finale di Champions League. E lì è proprio merito dell'allenatore. È vero, aveva dei buonissimi attaccanti perché aveva il Papu, aveva Ilicic, ma che prima senza Gasperini non avevano mai fatto benissimo. E quindi per me Gasper è un esempio da prendere in considerazione. Infatti, appena posso andrò a vedere qualche allenamento suo perché ho sofferto io con lui, voglio vedere soffrire anche gli altri mentre fanno allenamento. No, sì, tu arrivavi a fine allenamento che non dico che lo insultavi, ma poco ci manca. Però la domenica stavi talmente bene fisicamente che quello che diceva lui facevi, perché comunque noi andavamo 2000 all'ora, poi noi abbiamo avuto la fortuna di battere il Milan, di battere l'Inter, di battere la Juve, e per una squadra come il Genoa è tanta roba, perché poi il pubblico ti trascina, si vede che corri, che lotti, e lui sulla corsa è il numero uno, fisicamente ti fa stare benissimo. Vabbè, Teo negli ultimi 2 o 3 anni forse il terzino sinistro più forte al mondo. Leao il primo anno che era al Milan ha fatto così così, adesso quando decide di accelerare sembra che gioca contro i ragazzini, perché se decide di superarti in velocità lui ti supera. Il suo problema forse è che non lo fa nei 90 minuti, però è ancora giovane e diventerà un grandissimo campione. Allora, io ero a Empoli, con lui si vedeva che era un giocatore forte, ma neanche io pensavo così. Cioè adesso con Bennacer Tonali il Milan ha pochissime squadre hanno un centrocampo come ce l'ha il Milan, perché Bennacer e Tonali cioè sono due giocatori straordinari. Bennacer c'è una forza nei primi passi che è impressionante nel recuperare i palloni. E non pensavo, devo essere sincero, io ho giocato anche con Krunic, pensavo facesse più comodo Krunic che Bennacer al Milan. E invece Bennacer sta facendo molto molto bene.